già fatto troppe false partenze e ormai è tardi. Provati e vedrai. Io? Ma se in fondo ti sei sempre allarmata senza motivo, eh? Allora per quei biglietti? Camillo non vuole andarci. No, no, Donata, disapprovo questa partenza. Non vi ho chiesto di approvarla. Vi ripeto che Pio è innocente. Mamma, vuoi dire al fattore che vada alla stazione a prendere i biglietti? Sì, sì, cara, non darti pensiero. Via, vai, sgombra il campo. Donata potrebbe aver bisogno di me, no? L'hai già servita a dovere, non preoccuparti, avanti, cammina a casa. Vabbè, noi andiamo in giardino a fare un giretto, eh? Se ti serve qualcosa, chiama, eh? Cammino vengo, casa, vengo, vengo, vengo. Cammina a casa, vengo, sai. Cammina, vieni. Ah. Hai chiamato per il fattore? No, non ancora. Non vedo l'ora di essere via da qui. Ti capisco, figlia mia. Mi sento circondata da 10 anni di menzogne. E quest'idea mi esaspera, mi fa diventare pazza. Essermi lasciati ingannare, prendere in giro così. Il più grande ipocrita della terra. Ero fiera di lui, capisci? Lo portavo come esempio alle amiche. Gli dedicavo ogni pensiero, ogni ora della giornata. Trascuravo perfino Gabriella. Povera sciocca. Era riuscito a ingannare anche me, tutto dire. Io li trovavo un mucchio di difetti, però avrei giurato anch'io che no. Hai sentito? Hai sentito, continua a negare anche ora, anche ora. Dice che non è vero, capisci? Avesse almeno avuto uno slancio di sincerità, di pentimento. Disgustoso. Vorrei non vederlo mai più. No, no, Paolo, no, no, no. Beh, allora, mamma, guarda, per il viaggio siamo d'accordo su tutto. Sì. Tu scendi direttamente a Roma e prepari in casa tua una camera per me e per Gabriella. Sì. Io vado dai suoi genitori, prendo Gabriella. E domani mattina ti raggiungo. Sì, scusa cara, però io la piccola la lascerei tranquilla con i suoi nonni. A Roma in questi giorni fa troppo caldo. No, 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 ripartiremo per qualche posto di montagna. Ma io ci ho ripensato. È meglio che tu parta sola. E tu? Ah, rimango qui a sorvegliarlo. Cercherò di rendere la vita impossibile. E intanto ti terrò la casa in ordine. Per quel che mi interessa. Ma se lo lasciamo solo per 15 giorni, quando ritorni chissà che putiferio trovi. Ma io non ritorno più, mamma, lo sai. Senti, Donata, vieni qua, cara. Vieni che parliamo fra noi due, un poco seriamente, eh? Vieni. È da ieri sera che non faccio altro. Tu hai visto che io fino a questo momento ti ho difeso, no? E ne ho fatto del chiasso. E come? Ieri sera poco mancava che lo sbranassi. Mi stupisce appunto che in questo momento tu abbia dei tentennamenti. No, io non ho nessun tentennamento. Tu fai benissimo a dargli una buona lezione che lui se la ricordi per un pezzo. Però, vero, non bisogna nemmeno esagerare. Ma perché? Ma cosa hai creduto? Che abbia scherzato, che abbia fatto per burla? Ma io lo lascio per sempre. Guarda, ti sei comportata in modo perfetto. Lo hai annientato, benissimo. Adesso tu te ne vai. Stai via di casa 15 giorni, lo lasci affondare ben bene nel suo pantano, ti fai supplicare, ti fai invocare e poi ritorni. L'intendi così, mamma? Sì. Sì, cara, non fare sciocchezze. Dai ascolto a tua madre che, malgrado tutto, ha una certa esperienza in queste cose, sai, forse più di te. Io mi accorgo che sono vissuta sempre tra persone che non riescano a capirmi e che io non capisco. Ma io, mamma, te ne vuoi rendere conto anche tu? Io ho deciso, faccio sul serio. Vado a chiudere le valigie. Donata è ancora di sopra. Sì. Ho pensato che per chiudere il baule potrà aver bisogno di me. Vado ad aiutarla? Sì,
Sì, è vero, fra noi donne solidarietà ci vuole. Però voi adesso ne mettete un po' troppa, figliola. Come dite, signora? Cercavi? O forse l'abitudine di gesticolare per chiamare i fantasmi? Belle prodezze hai combinato. Ma guardalo un po'. Tranquillo lui. Sta per precipitare la casa sulla testa e il signore sta lì, vero? Non si muove. Bada che mia figlia è cocciuta come suo povero padre. No, anzi, come sua madre. L'ho supplicata, le ho spiegato. Che cosa le hai spiegato? Che non è vero, che io non ho fatto niente di male. E ci insiste, sei davvero nauseante, ha ragione Donata, avrebbe voglia di piantarti sul serio. Ma sei così? Oh, non farmi perdere la pazienza. Voglio restare calma io. Ma devi capire, proprio questo voler negare, questo insistere nella menzogna che esaspera Donata. Ma che cosa devo fare? Confessare, mostrarti pentito, chiedere perdono. Che cretino che sei. Ti devo insegnare proprio tutto. Ma se io non... Ma non sai tu che una confessione sincera serve sempre a illudere una povera moglie. Le permette di sperare nel pentimento, di credere che il male non è irreparabile, che si tratta di un errore così, senza conseguenze. Nemmeno questo sai. Ah, oh, Dio. E vuoi essere un marito infedele? Oh, poveretto. Torna, torna, torna alla cuccia. È meglio. Andiamo, vieni. No, ma... Vieni, vieni, ti dico che puoi ancora salvare tutto. Vieni a parlarle, vieni. Ma cosa vi dico? Ma sbrigati, ma quello che vuoi, qualunque cosa. Andiamo, ma su. Ma non ti prego, su. Le chiavi del baule le hai tu, mamma? Sì, 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 credo. Senti, Donata, vieni giù un momento. C'è qui tuo marito che ti vuol parlare. È proprio necessario? Sì. Che c'è ancora? Proprio mi vuoi lasciare? Sì, Pio. Ma come dopo 10 anni che ci vogliamo bene, che andiamo d'accordo? Ora non andremo più d'accordo. Non ci vorremo più bene. Sei sicura di non pentirti? Sono sicura. Porti via anche Gabriella. Sì, la legge è dalla mia parte. La vedrai a Natale e a Pasqua. Ma com'è possibile? Donata, ma pensa alla nostra vita in comune, a quello che siamo stati l'uno per l'altro. Pensa a quel Pio che non sapeva vivere se tu non gli eri vicino. Io non lascio quello. Io lascio un Pio che non conoscevo, che non posso rimpiangere. Ma io sono sempre lo stesso, tale e quale. Anche ora continui a mentire. Guarda, un giorno capirai che io proprio in questa occasione ti ho dato la più grande prova di fedeltà della mia vita. Non dire enormità, non ricominciare, ti supplico, abbi pietà dei miei nervi. Sì, 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 tu hai ragione, io da ieri non continuo che a ripeterti la stessa cosa, ti esaspero però... Guarda, guarda, avrei sopportato tutto più facilmente se tu non avessi preso questo atteggiamento. Ah. Lo so anch'io, non sono né la prima né l'ultima donna tradita dal proprio marito.
Oh, molte altre prendono la cosa con più disinvoltura, ci soffrono meno. Lo so, lo so. E magari, guarda, avrei fatto anch'io come le altre. Se tu non avessi recitato per 10 anni la nauseante commedia del marito fedele. Ma non era una commedia! E soprattutto se ieri, oggi, sorpreso in flagranza, schiacciato dall'evidenza, tu non avessi continuato a mentire, a fingere, a fare l'ingenuo! E vabbè. E vabbè, Donata. Se è necessario che io confessi. Ma non dire stupidaggini. Che necessità vuoi che abbia di una tua confessione? Fai apposta a non capire. Non si tratta di questo. Beh, comunque adesso sarebbe inutile. Non è inutile, né troppo tardi. Io voglio confessarti tutto, voglio dirti tutto. Ah. Come vuoi tu. Ah. Sì, comincio a intravedere che è stata assurda questa mia pretesa di mentire, di negare. Lo vedi? Sì. Io ho commesso la sciocchezza, la sciocchezza che sai. La chiamo una sciocchezza? Sì, proprio una sciocchezza, una cosa così meschina che mi ha tanto umiliato e ha procurato tanto dolore a te e a me. Ormai puoi tacere, è inutile. No, ma vedi, io mi ci sono trovato immischiato da solo, di mio. Ci ha messo ben poco. È inutile. Ma tu lo sai come sono io. Io sono debole. Lei dava così poca importanza alla cosa, noi ci accorgiamo di avere finito, quasi ancora prima di aver deciso di cominciare. Da quanto tempo durava? Da quanto tempo? Non mentire. Non mentire. Da 3 mesi. Ah. Sì. Tre mesi giusti. Io mi ricordo che abbiamo cominciato proprio il giorno del mio compleanno. Dunque, molto prima di venire quassù. Sì, ma ci siamo visti poche volte, sai. Quante? Quattro. Cinque. Cinque, ma ti è sfuggita di nascosto. Dove? In un alberguccio. In che ore? Nel pomeriggio dalle 3 alle 4. In fretta, sai, perché lei aveva sempre un mucchio di commissioni da fare. E poi io non volevo destare i tuoi sospetti. Che miseria tutto questo. Sì, proprio una miseria, uno schifo. Eravamo disgustati l'uno dell'altro. Taci. E prima? Come prima? Sì, prima di questa sciocchezza. Ce ne sono state altre? Donata? Come in questi 3 mesi e io non mi accorgevo di nulla. Puoi avermi giocata durante 10 anni. Ho il diritto di sospettarlo. No, che non hai il diritto. Malgrado tutto, tu non hai il diritto. Guardami in faccia. Negli occhi. Va bene. Voglio crederti sincero. Oh, perdonami, Donata, perdonami. Vedrai, tutto ritornerà come prima. Sapessi come sono stato scottato. Ma sono pentito. Come prima no, Pio. La fiducia non c'è più. Ma ritornerà, Ritornerà anche quella. Lo speri, eh? Sì. Sì, perché quella mi è necessaria come l'aria che respiro per volerti bene, per essere un buon marito. Sì.
Signora, il fattore chiede se i biglietti per Roma deve acquistarli di prima o di seconda classe.